orribile, tanto, cioè. Quanti soldati sono morti dall'inizio della guerra in Ucraina? Questa la versione russa. На сегодня погибли 1351 военнослужащий. 3825 получили ранения. Se si cambia la fonte, si aggiungono gli veri, perché la battaglia non si fa solo sul campo, ma anche sulle cifre. Secondo le forze armate ucraine, i russi caduti in battaglia sarebbero quasi 17.000. A Mosca, la Komsomolskaya Pravda, quotidiano vicino al Cremlino, ha pubblicato un documento che parla di 10.000 morti, salvo poi dare la colpa ad un attacco hacker. Per la NATO i caduti russi sarebbero tra 7 e 15.000, un delta che racconta quanto sia difficile avvicinarsi alla realtà. Se invece che ai soldati si guarda il numero di ufficiali morti, c'è lo stesso balletto, 77 per l'Occidente, 2 secondo il Cremlino. Morale delle truppe, supporto dell'opinione pubblica, ragion di Stato. La differenza tra vittoria e disfatta passa dalla percezione. Logiche valide anche dall'altra parte del fronte. Гинуть люди. І ми не радімо від того, що у нас загинуло військових десь 1300 сьогодні людей, а у Росії більше 12.000. Ma come si fa una stima dei morti sul campo di battaglia? Il Pentagono li calcola usando le immagini dei mezzi distrutti, un certo numero di uomini per ogni carro armato, un numero un po' più alto per i blindati. In questo video, rilanciato da Radio Free Europe, si mostrerebbero le colonne di ambulanze dell'esercito russo che attraversano i cancelli degli obitori di là dal confine, addirittura in Bielorussia, lontano dalle telecamere. In tempo di guerra le immagini sono armi, da nascondere o, altre volte, da esibire.